Maurizio Torrealta è il responsabile, il capo della nostra redazione Inchieste Internazionali. Maurizio, grazie di essere con noi. Voi vi siete sempre occupati di teatri di guerra. Io ricordo soltanto, per chi non se lo ricordasse, per i nostri spettatori, l'inchiesta che aveva fatto Ranucci e naturalmente tutti voi su Fallujah, sull'uso del fosforo da parte delle truppe americane. Un'inchiesta che è stata importante e che poi ha portato gli Stati Uniti ad ammettere l'uso di questa arma impropria, diciamo così. Ricordiamo che il fosforo, se lanciato, brucia tutto quello che trova, se lanciato in un covo, in un bunker, in una casa, costringe queste truppe, queste persone, questi terroristi, come vogliamo chiamarli, a uscire da lì e poi al colpirli, non dovrebbe essere usata un'arma di questo genere, invece è stata usata. Allora, io però la prima domanda che volevo farti, poi parleremo della nuova inchiesta che proponete, di cui ci porti uno spezzone, ma quello che vorrei chiederti innanzitutto è così. Cioè, il lavoro del reporter nei paesi in guerra, nei paesi a rischio è diventato sempre più difficile. Siamo ostaggi. Diventa quasi impossibile accedere a informazioni sul campo, che sono poi quelle fondamentali, perché ormai le guerre sono diventate dei momenti di grande sperimentazione. La guerra è un'occasione unica per sperimentare nuove armi, nuovi processi fisici, nuove tecnologie, e quello che si riesce a prendere è pochissimo rispetto a quello che in realtà avviene. Ovviamente ci sono luoghi che sono irraggiungibili, l'Afghanistan difficilmente è raggiungibile, Mastro Giacomo ha cercato di arrivare proprio nei luoghi caldi, ma come vedete, con dei rischi inaccettabili. Parliamo Noi dell'inchiesta di oggi. siamo proprio Voi partiti. vi occupate di armi, però non delle armi che uccidono. Dunque, e noi siamo partiti proprio dalle foto dei morti di Fallujah. C'erano delle foto che non erano riconducibili all'uso del fosforo e ci hanno fatto supporre che sia stata usata un'arma che produceva una temperatura particolare che non raggiungeva il livello di combustione. I vestiti non erano incendiati, non erano bruciati, i capelli neanche, le persone non avevano frammenti, erano morte e non si riusciva a capire come. Bene, abbiamo verificato che, studiando, ricercando, che esistevano delle armi a microonde e abbiamo fatto un pezzo, un'inchiesta proprio il maggio scorso. Bene, un mese fa c'è stato un annuncio ufficiale del Pentagono che ha confermato questa prima inchiesta. L'annuncio ha presentato il raggio del dolore, come potete vedere dalle immagini, un raggio invisibile che eccita i recettori del dolore e non provoca danni apparenti. Questa è un'arma pericolosissima perché potrebbe diventare la tortura perfetta, la tortura che non lascia traccia. E poi hanno presentato proprio un mese fa le armi al laser che appunto avete visto nelle immagini precedenti. Che sono le armi a laser? Le armi al laser sono armi ad energia che sono in grado di intercettare alla velocità della luce qualsiasi missile e distruggere l'elettronica e quindi cioè, bloccare qualsiasi attacco. Su questi progetti noi ci siamo domandati, ma l'Europa sta lavorando su questi progetti? L'Europa sta lavorando parecchio, ci sono diverse società private, industrie militari europee che lavorano, abbiamo fatto anche una scheda che se la regia la manda illustra quante sono e dove sono collocate, ci sono industrie svedesi grosse come la Bofor, ci sono industrie inglesi, industrie spagnole, industrie tedesche, cioè c'è un mercato in grande sviluppo. Allora, noi, la nostra preoccupazione è stata questa, stanno per diffondersi delle armi di nuova generazione che hanno caratteristiche particolari di essere scalabili, possono essere non letali e possono essere letali, colpiscono in modo invisibile. Chi è pronto a disciplinare l'uso di Ma queste intanto queste armi? armi ci sono già in Italia o ancora no, Maurizio? Queste armi, ci sono studi in Italia per creare armi particolari che sono ad esempio un cannone ad acqua che non solo investe col getto d'acqua le persone, ma provoca anche una forte scossa elettrica. C'è uno studio, ed è illustrato da questa grafica che state vedendo, di un cannone a microonde, uno studio fatto dall'Ansaldo Ricerca assieme a partner inglesi e olandesi. Questo è il cannone di cui parlavamo prima, ad esempio potete vedere l'immagine, l'effetto immaginato, perché non riusciamo adesso a fare vedere armi che sono di futura generazione, ma vengono prodotte anche qua. La domanda è: chi disciplina Chi le l'introduzione? controlla? Ecco, chi le controlla? Se fossero i Ministeri della Difesa, le Forze Armate, sarei contento, ma c'è il rischio e l'Agenzia Europea si sta sbilanciando, l'Agenzia per la Difesa Europea si sta sbilanciando in questo senso, che siano i consigli di amministrazione delle aziende militari che decideranno quando introdurre e quando produrre E queste questo in armi. America è molto frequente, le grandi aziende che producono armi hanno un enorme potere
su anche le istituzioni politiche, e di questo si discute negli Stati Uniti. Grazie Maurizio Terrore Alta, noi vedremo questa inchiesta da oggi, dalle 13.40, allora alle 13.40 sul satellite 506, ma naturalmente anche sul digitale terrestre, la nuova inchiesta sulle armi cosiddette non letali del nostro gruppo inchieste coordinato da Maurizio Terrore Alta. Ma vi ricordo che le inchieste, come tutti i nostri prodotti, sono anche sul sito internet www.rainews24.it, dove c'è anche spesso la versione in inglese e in arabo, perché è bene che di questi temi si discuta nel mondo intero.